Signore, tu sei con noi ogni volta che noi siamo con te. Alleluia, tu manifesti la tua benignità, la tua misericordia, la tua bontà. Alleluia, fino alla millesima generazione abbiamo sentito e ti diciamo, Signore, rivelati potentemente in questo giorno nel nostro mezzo, parlaci come già stai o hai fatto, Signore, parlandoci con le testimonianze, con l'esortazione, con l'incoraggiamento, con le preghiere, con i canti. Signore, tu stai incoraggiando la nostra vita, ci stai parlando, perché il tuo popolo vuole ascoltare la tua voce. Rivelati ancora, nel nome di Gesù te lo chiediamo, benedetto in eterno. Amen. Vogliamo ancora leggere in Luca, dico ancora perché siamo sempre allo stesso capitolo di poco fa, alleluia, capitolo 17, gloria al Signore. Poco fa ci siamo fermati al versetto 10, dove dice che siamo servi di sudditi. Ora proseguiamo, gloria a Dio. Fratello, se Luca capitolo 17 dal versetto 11. Fratello, se cortesemente me lo alzo un pochino, se si può. Alleluia. Per cercare di conservare la voce per il canto, non per altro, gloria a Dio. Alleluia. Luca capitolo 17 dal versetto 11. Il Signore sia lodato. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Mentre entrava in un villaggio, gli venne incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Amen. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Alleluia. Voglio intitolarlo come dice il versetto 18. Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio? Dare gloria a Dio. Guardiamoci dall'inizio. La lebbra, il morbo di Nessel, ancora tuttora c'è. Non pensiamo che è stato del tutto debellato, purtroppo. Ancora la lebbra esiste nel mondo. E chi si trovava in questa condizione, vedendo quello che accadeva nella pelle e nel corpo, insomma, gli si cadevano tutte le prospettive della vita, tutti i desideri, tutte quelle intenzioni per un futuro fiorente, soprattutto se era un giovane. E a proposito di lepra, io ho sempre voluto paragonare la lepra al peccato. Sempre così. Da quando il Signore mi ha chiamato al ministero ho sempre pensato questo: che la lepra è una immagine di quello che accade con il peccato. Dio chiede delle leggi riguardo alla lepra. E quando una persona vedeva nella pelle qualcosa di lucido, qualcosa di strano, peli bianchi, la carne che entrava un pochino, insomma, qualcosa che stava accadendo nella pelle, doveva presentarsi all'uomo di Dio, doveva presentarsi al sacerdote,
se qualcosa non andava, entrava una parola che per noi la conosciamo in questi due anni. Si chiama quarantena. Siamo andati in un posto al nord, o qualcuno è sceso qui, magari di un'altra nazione, tutto felicemente è andato a posto, però siamo entrati in una fase di quarantena. Vi ricordate? Prima, se mi ricordo bene, erano 14 giorni, poi l'hanno rimandato a 10, secondo me. 14 giorni, 7 giorni qui per la lepra, dovevano essere separati, si doveva ripresentare. Se la cosa insisteva ancora, doveva ripresentarsi. E cosa succedeva? Quando l'esito, invece di essere negativo, diventava positivo, cioè nel senso che l'uomo o la donna era con la lepra. Cambiava tutto in quell'uomo, quella donna e quella giovane o giovane, in quell'anziano, anziana, cambiava prima di ogni cosa. Si separava, doveva separarsi, come oggi quando qualcuno ha avuto il Covid, come io, mia moglie, ci siamo separati da altre persone, da altri, e con il Covid non voglio paragonarlo alla lepra, ma voglio soltanto dire che anche mia madre, che incappò nella stessa situazione, l'abbiamo fatto venire da noi perché eravamo tutti nella stessa e medesima condizione di infermità. E così la Bibbia ci dice che queste 10 persone, queste, erano insieme, e di cui uno fra di loro, essendo che Gesù gli disse di andarsi a far vedere dai sacerdoti, si presume che erano ebrei, che erano persone che conoscevano la legge, la parola di Dio. E come mai questi ebrei 9 avevano relazione con un altro samaritano che non si potevano vedere? In una maniera per farvelo capire, in una maniera calcistica, quando gioca il Palermo contro il Catania succedono sempre guai per chi è tifoso. Io non amo tanto il calcio, ma per farvi capire, fratelli cari, perché quando il popolo di Israele si trovò in cattività, quelli vi furono dei personaggi, delle persone, degli ebrei che si sono accoppiate con donne che non erano ebree. Sapete, la parola di Dio ha detto sempre: non vi accoppiate con gli infedeli. Ma io sto parlando riguardo agli ebrei che potevano e dovevano sposarsi con quelli della stessa e medesima religione. Il Signore non voleva, aveva proibito a loro. Perché Dio aveva proibito che un ebreo sposasse una cananea? E ci sono dei fatti che sono accaduti. Perché lo proibiva? Il motivo semplice era che il Signore sapeva che quando un uomo andava a una donna cananea, si sposava con una donna cananea, abbiamo il caso di quell'uomo giudice, la Bibbia ci dice che fu un uomo forte, potente, aveva una capigliatura particolare, le donne erano un'occasione di caduta. E come accadde con Salomone, e prima l'ho detto poco fa, Sansone, sono stati di ostacolo verso l'idolatria, verso l'allontanamento, alla semplicità, alla legge della parola di Dio. E allora questi ebrei che si erano sposati con donne che non lo erano, questi uomini che poi stettero in Samaria, questi furono discreditati dagli altri ebrei. E vi ricordate la donna samaritana che voleva sapere dove si potesse servire Dio, dove era il posto giusto per servire Dio, a Corazim, che era il posto degli samaritani, o in Giudea? E Gesù ha detto chiaramente che la salvezza viene dai giudei, cioè nel senso che loro hanno conservato la purezza. E allora non si potevano vedere perché erano, come diciamo, mezzo sangue, non erano puri ebrei, erano diventati mezzo sangue perché si erano uniti
a donne non ebree ed erano disprezzati. I samaritani erano disprezzati dagli ebrei, giudei. E per questo non avevano relazione tra di loro. Stranamente, questo samaritano ha relazione con gli altri, certamente, perché prima si sono dovuti separare dalla congregazione. Loro erano persone che potevano e contagiavano, dovevano coprirsi, incappucciarsi. Erano persone che quando camminava uno di loro, noi adesso cerchiamo di camminare con le mascherine, loro quando camminavano dovevano dire: passa l'impuro, 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 perché ognuno sentendo questo si scappava di destra e sinistra, si allontanasse. Avevano in comune la disperazione, la malattia. E quando c'è la malattia, non si pensa più se io sono bianco, tu sei nero, non si pensa più se io sono italiano, tu sei africano o altro, non si pensano più quando siamo insieme nella stessa barca dell'infermità, della malattia che ci sta portando alla morte, perché la morte è certa per queste persone, ma hanno sentito parlare di Gesù. Poi Gesù fa una strada tortuosa, qui dice che Gesù si dice così: negarsi a Gerusalemme, Gesù passa sui confini della Samaria e della Galilea. Sono strade strane che ha fatto Gesù, ma aveva qualcosa di particolare, perché Gesù non fa mai strade strane o così a casaccio. Dico: vabbè, voglio andare in Betania. A proposito di Betania, c'è un prima di tutto 4 giorni dopo, cioè nel senso che è stato informato che l'amico suo era malato e lui si è fermato. Dice: vabbè, possiamo benissimo aspettare, perché lui sta dormendo. Ah, se sta dormendo, salvo. Gesù dovette dire agli altri: ma sapete la storia? Lazzaro non sta dormendo, cioè dovete capire, da quando sono venuto io, chi crede in me è passato dalla morte e alla vita. È importante che lo sappiamo, voglio dire questo, perché mi cari. Che se veramente siamo passati alla morte e alla vita, quando la Bibbia ci parla di morte, non ci parla più di morte come il mondo comprende, ma di dormire, riposo. Stefano si addormentò. È vera questa parte della scrittura, o me la sto inventando io? Si addormentò per indicare che i cristiani in Cristo Gesù sono passati dalla morte alla vita, e nessuna cosa può separarci dall'amore di Dio. E il Signore dice a te: non temere, io sono con te. E a questi uomini ha dato una parola. Una parola: andate, fatevi vedere dal sacerdote. Ha dato la parola biblica. È la parola di Dio che diceva questo. E a proposito di questa situazione, camminano, o per un momento dice la Bibbia che si sono visti purificati. Gloria a Dio! La parola del Signore a volte agisce in una maniera meravigliosa, perché noi vogliamo che il Signore ci tocca, vero sorella, che lui pone le mani su di te: gloria a Dio, sono stata guarita. Ma non è sempre così, sorella. E Dio mi domanda: non preoccuparti, abbi fede nel Signore, che anche se dovessi passare da lì, da quella operazione, non devi temere, perché il Signore è vicino, che accanto a te ti darà di glorificare il suo nome. Noi siamo nelle sue mani, e se qualcosa accade, lui ha sempre un motivo. Gloria al Signore, ha sempre un motivo. E vi ricordate quando i discepoli non prendono niente, stavano lavando le reti, non hanno pescato nulla, poi il Signore gli dirà di gettare le reti. Pietro ne ha risentito, dico: io ho una vita che sono pescatore. Gesù, guardate, abbiamo cercato tutta la notte di pescare, abbiamo preso niente, ora vieni tu, bello fresco fresco, e cerci di gettare la rete. Però alla tua parola, quando gettarono la rete,
per la grande quantità si stavano spappando. Cosa voglio dire? Che la parola del Signore, quando si indirizza a noi, cambia la nostra esistenza. Nessuna cosa può fermare la parola di Gesù quando è indirizzata al nostro cuore. E così questi uomini vanno, ubbidiscono alla parola del Signore, e mentre sono per la strada sono tutti quanti purificati. Cioè loro vedono mentre camminano che la loro pelle, il loro cuore ritorna, alleluia, con me quello di un fanciullo. Perché prendo questo? Perché mi viene in mente un altro caso di un lebroso. Questo non è neanche un ebreo, e gli viene detta solo una parola a questo: va, gettati nel Giordano per 7 volte. 7 volte, allora, non 6 volte. Magari ne siete 8. Se il Signore dice 7 e 7, non devi mai scoraggiarti. Quando sulla 7ª volta Naaman, il Siro, il lebroso, fu guarito. Alleluia. Questi camminano, gloria al Signore, mentre camminano lo si vedono guariti. E cosa fanno? Sono uomini religiosi. Non so se qualcuno magari dal ceto sociale era un sacerdote o era un fariseo, uno scriba, non lo sappiamo, ma sicuramente erano degli ebrei, conoscevano la parola di Dio, e beh, subito hanno preso all'avanzo, sono guarito, mi va a trovare i miei parenti, scusatemi, mi vado a trovare, vado a trovare i miei amici, vado subito alla volta al datore di lavoro e vado a dire: io sono qui, sono sano, sono sano. Immaginate, nove di questi uomini ritornano dalla loro propria vita. Non è proibito ritornare alla propria vita, ma è dimenticato qualcosa. Quando noi la mattina ci svegliamo, non è sbagliato che noi andiamo a lavorare, ma non dimentichiamo qualcosa. È importante che prima che facciamo qualsiasi cosa, ringraziamo colui che ci dà la vita. Lo ringraziamo, lo glorifichiamo, lo lodiamo, lo benediciamo. Questo è importante, perché fa parte della nostra salute spirituale. E qui la Bibbia ci dice: uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Ad alta voce, prima doveva dire: impuro, impuro, sto passando, sono lebroso, impuro, impuro, allontanatevi, allontanatevi. Questo è il prodotto di questa malattia, ma io l'ho sempre paragonato al peccato. Il prodotto del peccato è la morte, o meglio, il salario, il guadagno del peccato è la morte. Quando c'è la morte non si è più sensibili alla vita, non si sente più la difficoltà del fratello, della sorella, quello che sta attraversando. Diventiamo insensibili, pensiamo a noi stessi, diventiamo egoisti. Oh, perché devo andare in chiesa? Oh, perché devo andare? Perché ci sono scandali? Non ci voglio andare in chiesa, troppo scandali. Non voglio andare nella casa del Signore perché mi sono turbato, credevo che le parole non me le doveva dire. Quando noi siamo lontani dalla presenza del Signore, abbiamo tutte le scuse per non andare a glorificare Dio. Abbiamo tutte le scuse, ma sono buoni davanti al Signore. Possono essere buoni tra noi e il nostro fratello, perché chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Perché fra di noi vedremo sempre le nostre mancanze. Mi disse un pastore: quando uno vuole litigare, litiga lo stesso. Quando sei in macchina, tu apri il finestrino, il fratello che vuole litigare ti dice: fratello, ma perché questo finestrino è aperto? Me lo vuoi chiudere? Tu cammini sopra il cavallo, qualcuno dice: perché stai sfruttando il cavallo? Scendi. Un altro che ti dice: ma come, è il cavallo, cammini, oh, come a piedi. Insomma, quando uno vuole litigare trova tutte le scuse. Ma la chiesa del Signore non può
deve avere una mente, un cuore, uno spirito unico. E quello che ci accomuna è glorificare. E così sta dicendo questo, che uno ritornò indietro prima delle mie cose, della vita, del mio lavoro, della mia famiglia, dei miei figli, dei miei genitori. Prima io voglio andare a ringraziare quello che mi ha guarito. Gesù Cristo, voglio ritornare a ringraziarlo. Si gettò ai piedi quel 116 con la faccia a terra ringraziando, ed era un samaritano. La lepra, ci fu un caso di lepra che un uomo e una donna si misero a parlare, più che parlare a sparlare. Sparlavano con il loro fratello. Non erano d'accordo perché suo fratello si era sposato una donna uscita, qui c'è una versione, una donna che venne scura. Loro erano più grandi. Il fratello aveva 3 anni più di lui, la sorella era molto più grande. Questa, la sorella, essendo che era una profetessa, e anche lui aveva ricevuto da parte di Dio, si sentirono di parlare male di colui che Dio l'aveva unto per un ministero particolare. Capite di chi sto parlando? Io sto parlando di Mosè, sto parlando di suo fratello Aronne e della loro sorella Miriam. Cosa fece? Si sentì, essendo la più grande, di poter sparlare il fratello. Perché Dio non... Ma io parlo soltanto con le cose, perché Dio non si è saputo di noi. Insomma, hanno detto delle cose che il Signore se ne è risentito. E la Bibbia ci dice che Miriam gli scoppiò la lepra nel cuore. Aronne gli chiede di pregare, lo si prega, e il Signore gli risponde, ma se gli dice che quando un padre, questa espressione cruda ma bella, quando un padre sputa in faccia a sua figlia questa per la vergogna, non si va a chiudere per 7 giorni. E così Miriam deve stare 7 giorni per il proprio peccato. 7 giorni separata, rimase leprosa. Un altro caso, un uomo forte, potente, ha fatto cose grandi, ha restaurato delle cose nell'opera di Dio. A un bel momento pensa che quello che ha a che fare con il suo, tra virgolette, ministero da re, perché i re venivano unti per fare questa opera, come lo fu prima Saul e poi Davide, e lui proveniente da questa generazione è stato unto. Da giovane ha iniziato a servirlo in questa situazione. Lui arrivò al punto di prendere un turibolo e di offrire al Signore quello che non poteva offrire, che toccava soltanto ai sacerdoti del Signore. Lui divenne presuntuoso, 80 sacerdoti gli cozzano contro. Uzia, quello che stai facendo non era Dio, ma lui voleva riposare subito. Gli si scoppiò la lepra nel corpo e fu subito preso e separato. Ecco dove io congiungo insieme che il peccato è quella contaminazione spirituale e fisica nella nostra vita. Spirituale perché ci separa da Dio. C'è un muro di separazione fra me e te, dice il Signore. Il peccato ci separa da Dio come un muro, non abbiamo la comunione. A volte noi predichiamo, parliamo belle parole, ma non c'è comunione di spirito, perché chi sta parlando gli sta mancando quell'unzione particolare. E dobbiamo stare attenti, perché il Signore vuole, noi siamo peccatori, dice la Bibbia, ravveduti. E dovremmo stare sempre in questa attitudine, a ravvederci continuamente.
ira. Non deve sopra il nostro campo divorare carboni accesi. Dovremmo subito andare alla presenza di Dio, liberarcene. E con una contaminazione del corpo, questo uomo ritorna per dare gloria a Dio. Ironicamente voglio parlare di qualcosa, Il Signore ha guarito un uomo cieco. Quando l'ha guarito, gli ebrei, i farisei, li mandano sbalorditi e vanno a parlare con lui, vogliono sapere come è stato guarito, vanno pure dai genitori. E le parole che mi fanno, diciamo, riflettere è che questi uomini, in Giovanni 9, 24, 25, dice: da gloria a Dio, sappiamo che quest'uomo è peccatore. Il cieco rispose: se gli sia un peccatore non lo so, una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Gloria a Dio. Cosa voglio dirvi, fratellità? Che se da un lato il Signore ci invita a dare gloria al suo nome, ci sono altri che hanno frainteso: dai gloria a Dio, guardaci male di Gesù, ma come? Mi ha guarito, ero cieco, ma vedo. Da quando il mondo è nuovo nessuno, oh che peccatore, ha guarito, oh uno che è cieco. Avevano bisogno di essere ripreso da questo uomo. E poi incontrò Gesù e Gesù gli disse: se lui credeva, sì, lui credeva che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio. Ironicamente vi sono persone che cambiano quello che è la gloria di Dio perché amano più la gloria dei uomini che la gloria di Dio. Se molti non stanno insieme a noi e hanno trovato delle scuse, è perché hanno amato più la gloria dei uomini. Cosa intendo dire? E purtroppo c'è questa anomalia. È un'anomalia, purtroppo accade, fratelli cari, che io me ne vado da questo luogo perché ripreso dalla parola di Dio, di qualche insegnamento della parola di Dio, me ne vado un altro posto e vado un altro posto cercando la gloria dei uomini perché qualcuno mi dia un compito. E io voglio diventare un cantante, un corista, voglio diventare uno che passa per l'offerta, un diacono, uno responsabile dei soldi della comunità. Purtroppo, fratelli cari, quando la lepra prende la nostra vita, noi vogliamo cambiare abitazione perché qualcuno ci ha offeso, perché io non me la sento più, il mio orgoglio è stato risentito. E vengo a quelle parole che dice il fratello, che il Signore ci ha chiamato a sentire l'uno e l'altro. Chi si sente grande deve essere il minore, o chi vuole essere servito deve servire, e poi alla fine dire: siamo servi di sudi. Questo è quello che la Chiesa deve comprendere, perché ci sono momenti alti e bassi per ognuno di noi nella nostra vita. Sapete, quando il Signore deve purificare l'oro, per purificarlo deve usare il fuoco. Hai mai provato la prova del fuoco? Quando tutti ti lasciano e ti trovi solo, ma non sei solo, se sono con te, dice non per me, non sono con te. Alleluia. Ma dobbiamo passare per i sette fornelli, dobbiamo essere liberati da quelle scorie. Come? Il Signore ci porterà in una condizione che devi confessare il tuo peccato perché ti vuole guarire da questa lepra spirituale. Noi siamo stati chiamati dal Signore a dare gloria a Dio. Infatti la Chiesa nasce per dare gloria a Dio, per dare gloria a Dio in Gesù Cristo. Amen. Perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Amen. Alleluia. Dice in Romani 15:6: affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Un solo animo e di una stessa bocca, ci dobbiamo essere uniti. Romani 15:6: dobbiamo essere uniti per dare gloria a Dio. Io vengo qui nella casa del Signore per dare gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Come? Quando Gesù nacque su questa terra, alleluia, gli angeli davano gloria a Dio. Ancora c'erano i pastori, che la Bibbia ci dice davano gloria a Dio.
conclusione, non tutti vogliono dare gloria a Dio. Ci fu un uomo, un re, Baldassare. Questo uomo fu ucciso il 29 ottobre del 539 a.C. Grazie. Scusate se mi sto prendendo tempo. Questo uomo prese dalla casa del Signore molto parte degli arredi, che poi non fu lui, ma fu il re prima di lui, Nabucodonosor. Ma lui, quando fu eletto, egli con le sue concubine, con gli uomini, facendo una grande festa, prese gli occhioli, prese quello che erano della casa del Signore, e con quelle coppe benedicevano gli idoli, mettevano vino e con quelle cose che erano consacrate a Dio. Davide aveva speso molto dei suoi averi, ci dice la scrittura, lui aveva accumulato tanti di quei soldi, ricchezze, oro, pietre preziose, e lui pensava che era lui che doveva costruire il tempio, ma il Signore gli disse: no, perché tu sei stato un uomo che hai sparso molto sangue, sarà tuo figlio Salomone che mi costruirà una casa, alleluia, il tempio. Lui accumulò tanto di quelle ricchezze, ma lui lo faceva con tutto il cuore, dava gloria a Dio. Questo uomo, questo re pagano, cosa fece? Incominciò a benedire i suoi idoli e un bel momento diventò bianco, le gambe gli tremavano, incominciò a chiedere qualcuno che potesse interpretare, perché un mozzicone, una mano spezzata, come posso dire, un pezzo di mano cominciava a scrivere nella parete qualcosa, lui voleva capire, e quando ha capito che era stato pesato e giudicato e condannato perché non doveva essere, no? Ebbene, lui morì per questa offesa data a Dio, perché invece di dare gloria a Dio, lui diede gloria agli idoli. C'è un passo della scrittura che dice: poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore che si è perebrato, la loro mente si è perebrata, alleluia, o sono stati scacciati, allontanati dalla benedizione di Dio. Voglio leggervi e con le Bibbie vi raccomando insieme, vogliamo leggere Malachia 2:2, è importante, perché lo voglio leggere, perché sì, va bene, per chi può seguitemi. Malachia 2 versetto 2 è diciamo l'ultimo libro dell'Antico Testamento, poi viene Matteo 2 versetto 2, ascoltate cosa dice il Signore: noi siamo chiamati sacerdoti, vero, del Dio vivente, vero, noi siamo una casta di sacerdoti al servizio del Signore. A qualcuno dice sacerdoti al re, poi dipende dalla versione, se la dovete dire. 2:2, queste sono le parole che Dio parla ai sacerdoti, e dice così: se non ascoltate, se non prendete a cuore di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione, maledirò le vostre benedizioni, anzi, non già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. Non sta parlando a un popolo mondano, sta parlando a un popolo che ha la legge, la parola di Dio. Le loro benedizioni diventano maledizione perché? Perché non prendono a cuore di dare gloria a Dio. Amen. È importante dare gloria a Dio. Amen. Oh sì, che è importante, fratelli cari. Non c'è niente al di fuori di questa realtà. Noi non possiamo aggiungere o togliere niente alla gloria di Dio. La gloria di Dio è di Dio
e basta, ma noi siamo stati chiamati a proclamare le sue meraviglie, siamo stati chiamati a proclamare la sua bontà, a dare gloria a Dio. Amen. E vi sono molti esempi di personaggi che hanno dato gloria a Dio: Davide, i Leviti, una moltitudine, alleluia, abbiamo detto poco fa di Maria Vergine, degli angeli, dei pastori, un paralitico, la gente di Nain, o la donna inferma, gloria al Signore, il centurione, gli abitanti di Cesarea, la chiesa di Gerusalemme, loro quando hanno sentito che i pagani avevano ricevuto il messaggio della grazia, loro diedero gloria a Dio che il Signore aveva portato il ravvedimento anche ai non ebrei. O noi veniamo chiamati persone delle nazioni, alleluia, perché non siamo ebrei. Anche tramite Pietro è arrivato il messaggio, tramite a Cornelio, a noi che eravamo dal paganesimo, ci ha liberati dall'idolatria e ci ha messo a poter adorare Dio in spirito e in verità con tutto il nostro cuore. E quello che possiamo fare noi è una cosa: dare gloria a Dio. Non dobbiamo spegnere, alleluia, o le nostre lampade e vedere se c'è dell'olio, e l'olio è dare gloria a Dio, e Dio ci riempie nella sua presenza, del suo spirito, della sua benedizione. Ma non così per questi sacerdoti. Le benedizioni sono diventate maledizioni. Sembra che il Signore ce l'abbia con. Sembra che le cose vanno tutte al contrario. Guarda, l'altra volta vi ricordate, ho parlato del primo nome. Il Signore ci chiama a ritornare al sentiero antico, a dare gloria a Dio. Accade quel che accade, anche se la montagna sta cadendo, o c'è un terremoto in vista, o ci troviamo nella tempesta, noi dobbiamo dare gloria a Dio, perché Dio si glorifica in questo, nel valore del suo popolo. Fratelli cari, noi non possiamo santificare la nostra vita, è il Signore che ci ha santificati, ma perché camminiamo in novità di vita e noi cresciamo in questa realtà spirituale. Alleluia, non farti misero se sei figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, sei figlio di colui che ha creato i cieli e la terra. E se lui ha creato i cieli e la terra, vedi a te ovunque tu sei. Gloria a Dio. Concludo, scusatemi, 1 Pietro 4,11, perché qua non finirei mai. Alleluia, ma devo concludere perché guardo questo orologio a me, accanto a me. 1 Pietro 4,11 sta dicendo che noi dobbiamo fare così. Se uno parla, lo faccia come ad annunziare gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, il quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Voglio rileggerlo. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza, alleluia, che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza dei secoli dei secoli. Alleluia. Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo, alleluia, straniero, gloria a Dio. Il Signore sta aspettando che ci siano uomini, donne che ritornano a dare gloria a Dio. E cosa disse il Signore Gesù a questo? Rileggiamolo. Solo tu hai pregato di Dio. Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri dove non l'hanno sentito? Perché si sono dati alla pazza gioia di questo mondo, ma lui è ritornato per dare gloria a Dio. Alleluia. Sapete, chi dasse gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo veniva cancellato da tutti gli onori degli ebrei, ma questo non gli importava. Gli importava che